Rocco Giuliano, sindaco di Polla e la sua giunta, hanno messo nero su bianco su come vogliono investire i residui provenienti dall'elenazione dell'edificio comunale, l'ex futura, pari a circa 360.000 euro, per risolvere alcuni problemi che riguardano immobili e strutture comunali, nonché realizzare degli investimenti. Tra i progetti, anche quello di un parco giochi, anche se, stando a quanto è emerso, l'idea è quella di costruirlo su un terreno, per ora, non di proprietà del comune. Progetti e sogni, quindi, nella tabella di programma che fa emergere l'idea di voler porre in essere dei lavori di manutenzione straordinaria per la copertura dell'ex edificio Santa Maria La Scala per circa 25.000 euro, per il muro di contenimento di via Porta del Bagno con 10.000 euro di investimenti e, soprattutto, per la copertura dell'edificio del convento di Sant'Antonio, 70.000 euro previsti. Inoltre, il comune ha pensato di usare parte dei soldi, circa 7.000 euro, per il completamento della messa in sicurezza del fabbricato. Comunale in via Fioritola e per la manutenzione della caserma dei carabinieri, in questo caso previsti 15.000 Il doppio è previsto per la manutenzione straordinaria e sistemazione del vicolo in via Clive. Investimenti importanti sono stati poi segnati su carta per la realizzazione del nuovo parco giochi adiacente alla piazza Monsignor Antonio Forte, con un importo pari a 100.000 euro, e per la manutenzione straordinaria e sistemazione dei parapetti e spiazzi comunali, con priorità alle strade del centro abitato, in questo caso. Sono stati stanziati 50.000 euro lavori su carta che eh, si spera si facciano al più presto.